bentornati in studio, sempre a Rivolta, sempre una gran tempesta, sempre 7 dicembre 2013, dopo Sleeping Trees siamo qua con Melania per parlare del progetto foto, perché anche il progetto foto fa parte della tempesta. Ciao Melania! Ciao a tutti, faccio parte di Sherwood Photo e rappresento tutti gli altri miei colleghi fotografi, che sono adorabili, e stasera col pretesto della tempesta, parlando di progetti, abbiamo avuto l'idea di prendere pubblico e parte degli artisti che partecipano e rifare a livello fotografico la copertina della tempesta, la locandina. Che rappresentava, appunto, per chi non lo sapesse, cos'è che rappresentava? Una ragazza che mangia dello zucchero filato. Il gruppo Sherwood Photo, per quei pochi che non lo conoscessero, che cosa fa solitamente durante l'anno, a parte stasera, appunto, la serata della tempesta? E poi parleremo anche meglio del progetto stasera, di stasera della tempesta. Allora, i fotografi di Sherwood si occupano, vabbè, del festival in estate, sia del Venice che di quello a Padova, e durante l'anno dei vari eventi, non solo del Rivolta, del Pedro, comunque solo musicali, ma anche degli eventi sociali più impegnati, come possono essere manifestazioni o appunto incontri con persone varie ed eventuali. E quindi vengono immortalate determinate scene di questi eventi, vengono fotografate e poi vengono mantenute, vengono poi archiviate in un certo senso all'interno del nostro sito, che è sherwood.it, e appunto vengono poi diffuse attraverso i social media. Appunto, quello di stasera è uno dei vari progetti che riguardano la serata della tempesta, quindi riguarda più un progetto per quanto riguarda l'immagine, la figura. Quanto, cioè, voi che comunque fate foto, vi siete resi conto di che peso hanno le fotografie, la fotografia, l'immagine, l'immagine reale, perché poi ci sono vari tipi di immagine, no? All'interno della vita quotidiana di ogni persona, ma adesso con l'avvento poi dei social media soprattutto. Assolutamente sì, soprattutto l'immagine in tempo reale, cioè il fatto di avere la foto su social network, di pubblicizzare l'evento o soprattutto che la gente si riveda in quelle foto e si ricordi di quel determinato evento, di chi c'era sul palco, se parliamo di un concerto o della tempesta di stasera. Quindi la figura, la foto, l'immagine ha un forte impatto sulle persone. Assolutamente. Appunto, potete anche avere un rapporto molto più diretto rispetto a quello che hanno varie figure che lavorano all'interno del festival. Avete appunto un rapporto molto più diretto, più corporeo con il pubblico che c'è stasera. Cosa avete notato? A parte, ovviamente, penso che molta gente sia ben felice di farsi ritrarre, di farsi fotografare, perché ormai è diventato comunque una cosa molto, molto comune il fatto che comunque essere ritratti in un determinato luogo. Soprattutto in eventi come questi, nel senso che il pubblico è tanto, è vasto e ci sono diverse età. Ho riconosciuto un sacco di ragazzi giovani a seconda del gruppo che c'era sul palco, con i Tre Allegri, un vasto pubblico di ragazzi che avevano piacere a farsi ritrarre con le maschere, perché ormai è simbolo dei Tre Allegri, per cui ce li hanno anche loro. Oppure appunto coppie che avevano comunque piacere a farsi fotografare nella speranza poi di ritrovare la foto su social network. Chiaro. Tu da quant'è che fai fotografia, Melania? Oddio, seriamente, nel senso applicandomi un po' di più da 5-6 anni, a livello un po' più scansonato, così per passione e passatempo, da un po' di più, nel senso che ho iniziato con una vecchissima Polaroid e da lì poi sono passata a quelle che adesso chiamiamo reflex digitali e che vanno molto di moda. Che vanno molto, però pochi le sanno utilizzare e tu sei una di quelle. Grazie. Bene, quindi insomma il progetto foto è uno dei vari aspetti che riguarda tutto il progetto Sherwood, che quindi riguarda sia la musica, la cultura, la scrittura, e c'è anche la fotografia, che è un aspetto fondamentale. E infatti abbiamo nelle prossime settimane, subito quella a venire, una mostra di Sherwood Photo, che è attraverso gli occhi di Sherwood, insieme alla presentazione poi di Zero Calcare al Pedro, che è il 13 di dicembre. Quindi il 13 dicembre, Occhi di Sherwood, Zero Calcare al Pedro,
invitiamo tutti quanti a venire a trovarci. Che cosa raccoglierà questa mostra Occhi di Sherwood? Abbiamo deciso di immortalare vari momenti della nostra vita fotografica all'interno del festival, ma anche all'interno di ambienti come Rivolta o durante manifestazioni studentesche o cortei per spazi comuni. Perfetto, quindi se volete venire a vedere un po' che cosa ha gravitato intorno a noi nell'ultimo anno, venite appunto questo sabato al Pedro a vedere la mostra Occhi di Sherwood. Io ringrazio tantissimo Melania e tutti i ragazzi del progetto Sherwood Photo e vi invito a farvi fare una bella foto qua di fianco. Arrivederci, a presto, ciao a tutti, buona serata, ciao. La mia vita senza te.